Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Lo so, sono passati tipo più di 6 mesi. Non sono sparita, non sono morta. Prima di tutto mi scuso perché non ho il microfono, non trovo il cavetto di merda che si attacca solitamente al telefono per attaccarlo al... Vabbè, non importa. Allora, lo so che sono stata molto molto assente. Onestamente, quest'anno è stato un anno veramente merdoso e non vedo l'ora che finisca. Non che tipo se finisce l'anno succede qualcosa di bello dopo, sì, chiaro, però è stato un anno veramente terribile. Io l'ultimo video che ho pubblicato è stato tipo a marzo, credo, dove ho fatto l'home tour, e da allora in poi ho avuto veramente un periodo molto molto brutto. Quest'estate è stata terribile. Se mi seguite su Instagram probabilmente sapete tante di queste cose, o se mi seguite su Twitter o qualsiasi cosa. Non ho voglia di parlare di quelle cose, sono passate, non importa, non ho più voglia di parlarne, ecco. Quindi questo video non sarà un video di ecco cosa è successo di merda in quest'anno. Questo video in realtà è un video che avevo un piano di fare da tanto tempo, però siccome adesso si sta avvicinando il mio compleanno ho deciso di farlo molto di più adesso. Quindi, come vedete dal titolo, io tra 4 giorni faccio 30 anni. Come stavo dicendo, tra 4 giorni faccio 30 anni ed è una cosa in realtà che da una parte mi fa paura, ma dall'altra parte volevo fare questo video proprio per farvi capire il perché avvicinarsi ai 30 è molto meglio rispetto ad essere nel periodo 20-30. E adesso ne parleremo insieme. Come ho detto, per me non è stato facile accettare il fatto che sto per fare 30 anni, ma allo stesso tempo credo che avvicinarsi ai 30 sia bellissimo su tanti punti di vista, e adesso ne parleremo insieme, e voglio dire le cose che ho imparato di cosa significa avvicinarsi ai 30, o forse le cose che avrei voluto sapere prima di avvicinarmi ai 30, non so come spiegarlo, non saprei neanche come spiegare questo video, quindi... Primissima cosa, avrei voluto sapere, o comunque, il andare in terapia prima dei 30 ha aiutato molto. Non per l'accettare che, oddio, sono diventata vecchia per gli standard della società, perché i Gen Z dicono che se hai 30 anni basta, come puoi avere questo aspetto, no? Perché giustamente 30 anni è come se ne avessi 80 ormai al giorno d'oggi, soprattutto con questi social che vi hanno bruciato veramente il cervello. Però, detto ciò, la terapia ovviamente è un mio discorso personale, che non si applicherà a tutti, non tutti hanno bisogno di andare in terapia, io la consiglio comunque, o comunque non è una soluzione facile per tutti, che sia un motivo del non voglio, perché mi viene difficile chiedere aiuto o roba del genere, oppure non posso perché non me lo posso permettere, sono assolutamente... Opzioni più che valide. Io ci ho messo tanto ad andare in terapia e onestamente proprio ieri stavo pensando che se io fossi andata in terapia, diciamo a 21-23 anni, la mia vita sarebbe stata completamente diversa. Adesso ne sono molto sicura di questa cosa. Semplicemente io in quel periodo, dai 22 anni fino ai appunto 28, finché non ho deciso di andare in terapia, ho lottato molto con questa cosa che è se vai in terapia stai una debole, oppure non ho abbastanza bisogno di andare in terapia, non ho una giustificazione, cioè perché no, nella mia testa è, non so, devi essere veramente messo male per andare in terapia, che è una cosa sbagliatissima. Puoi andare in terapia anche semplicemente per il bisogno di parlare di problematiche giornaliere che puoi avere nella tua vita. Si trovano i problemi, non vi preoccupate, io sono andata in terapia pensando che non sarebbero mai uscite fuori certe cose, invece è uscito fuori di tutto, vaso de Pandora, una cosa bellissima, vi giuro, la mia psicologa è una donna santa, e lo dico, siccome ho detto quest'estate è stato un periodo molto molto difficile per me, se non fosse stata per lei, veramente non so cosa avrei fatto, perché è stato importante avere l'appoggio degli amici in questo periodo, non della famiglia, perché non ho mai detto alla mia famiglia quello che è successo quest'estate, però la mia psicologa è stata quella che effettivamente mi ha aiutata tanto, e veramente questa è stata una cosa molto utile. Quindi per me arrivare ai 30 con tante inconsapevolezze, con tante cose che conosco adesso di me stessa, di quello che faccio, di quello che non faccio, di come affronto certe situazioni, è stato anche grazie alla terapia. Poi alcune cose le avevo già cominciate ad applicare anche prima, però con la terapia è una cosa che viene molto più naturale, non so spiegarlo. Quindi, niente, avrei voluto veramente tanto andare in terapia prima di 30, perché così avrei risolto tante cose, molto prima.
Seconda cosa è che inizi a sbatterti i coglioni, cioè non so come dirlo più gentilmente possibile, ma purtroppo arrivare ai 30 inizi a capire, non dico tanto le priorità, ma inizi effettivamente a creare dei boundaries, dei limiti, che sia con le persone, nelle relazioni amicali, che sia il lavoro, qualsiasi cosa, inizi veramente a capire meglio come mettere dei paletti, che è una cosa che io per esempio ho avuto tanta difficoltà tutta la mia vita a mettere dei paletti, quindi dicevo sempre sì a tutto, cercavo sempre di essere la buona della situazione, cercavo sempre di farmi in mille per tutti, ma a non avere lo stesso riscontro. Poi, don't get me wrong, non è che se tipo io faccio un favore a qualcuno, quella persona mi deve ritornare il favore, non è quello il punto, ma il mettere gli altri prima di te stesso non ti porterà da nessuna parte, cioè mi dispiace dirlo, quindi vicino ai 30, paletti e diventare un po' più egoisti, non è una cosa che ho imparato, è una cosa che ho imparato ed è molto bello perché non si tratta di oh, adesso divento stronza, vaffanculo, tutti vi odio tutti, si tratta veramente di mettere te stesso al primo posto. Come dovrebbe essere? Se lo fate già, good for you, io l'ho imparato molto tardi nella mia vita di dover fare questo. Quindi, infatti, anche dal punto di vista lavorativo, ho iniziato veramente a mettere tanti paletti, mentre prima ero sempre sì, perché oddio, sia mai deludere le aspettative degli altri. E non è andata bene all'inizio, non è andata bene perché giustamente il mettere i paletti inizi un po' pian piano, non è che inizi subito a dire no, 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 cioè inizi a mettere dei paletti. Pian piano, cioè inizia ad andare. E non è stato facile, perché non è stato apprezzato da tutti, però allo stesso tempo adesso hanno capito che prima di pretendere tante cose da me dovrebbero parlarmene, invece di dirmi tu devi fare questa cosa, ciao ogni ciao, lo so perché sappiamo che sei bravo, sappiamo che fai tutto. Ecco, quindi secondo me è molto importante, soprattutto in un ambito lavorativo dove comunque passiamo tante ore della nostra vita. Come detto però la questione paletti cioè, è una cosa molto importante anche nelle relazioni, che sia la relazione con la persona a voi accanto, che sia con gli amici, che sia con la famiglia, perché comunque se avete passato il vostro decennio dai 20 ai 30 cercando di essere una people pleaser, ovvero quella che cerca di accontentare tutti, non andrete lontano, posso dirvelo, smettetela di farlo, smettetela di farlo. Quindi insomma, più che mi avvicino ai 30, più ho capito che effettivamente le priorità, che devo dare priorità a cose che prima non davo, tipo me stessa. Cioè, lo so che parlo sempre di me stessa in questo periodo, in questo video, però è proprio una questione del, come ho detto, le mie priorità erano molte altre. Come ho detto, io sono sempre stata e lo sono tuttora, non che pensate che la terapia mi abbia guarita da questa malattia dell'essere people pleaser, ma ho sempre messo me al di sotto di tutti e quando anche gli altri mi mettevano al di sotto delle loro priorità, era come se lo accettassi, diceva, vabbè, ma effettivamente, vabbè, no. Mi dispiace, non l'accetto più, cioè se si tratta di avere quell'amicizia che se ha senso univoco, non ha senso averla. Se si tratta di essere sempre tu, quella, non so, che si fa sentire, che fa sempre favori, che cerca sempre di essere presente e gli altri non fanno lo stesso per... Non ha senso, mi dispiace, cioè questa è una cosa che ormai arrivati a 30 anni, in cui tutti hanno la propria vita, tutti stanno cercando di costruirsi la propria vita, hanno tutti le loro priorità, è ora che anche tu, se sei una persona che ha sempre messo gli altri davanti a tutti, devi iniziare a farlo, perché altrimenti nessuno lo farà per te. Avete presente il film 30 anni in un secondo con Jennifer Garner, che era uscito, mi ricordo, non so, forse tipo nel 2004, una cosa del genere, non mi ricordo. E praticamente lei da tredicenne arriva, si sveglia improvvisamente nel suo corpo da trentenne. Quindi quel film è tutto un lei a 30 anni, c'ha la carriera, c'ha un fidanzato pazzesco, è ricca, bla 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 bla, e tutto così. Tutto quel film gira attorno a quanto lei, quanto i 30 anni siano vincenti e seducenti, no? E mi ricordo sempre questo film, cioè più mi avvicino ai 30 più mi viene in mente questo film e mi fa sempre ridere sul fatto di come io a 30 anni non sono assolutamente... Mi spiego meglio, quando ho iniziato l'università, che insomma ero appena uscita dal liceo eccetera, io avevo un piano ben preciso, che entro i 25 pensavo che avrei avuto... che mi sarei sposata...
che, o comunque che avrei avuto una relazione molto stabile, che forse avrei avuto il primo bambino. Stiamo parlando di me liceale. Io ho sempre voluto figli, nel senso che, allo stesso tempo però ogni tanto mi viene in mente che forse non sono mai stata io a volere figli, ma sono sempre stata influenzata molto dalla mia cultura, perché comunque in Moldavia la gente si sposa molto giovane, hanno figli comunque, hanno già 2 figli entro i 30. E anche qui in Canada comunque la gente si sposa abbastanza giovane, cioè comunque 25-26 è un po' la media della gente che si sposa. In Moldavia è un po' esagerata la cosa, mentre in Italia è completamente l'opposto, no? E io ho sempre saputo di volermi sposare, ma non... la questione figli ho cambiato idea tantissimo negli ultimi anni, che sia stata la questione dell'avvicinarmi alla sostenibilità, al capire effettivamente come il mondo va da rotoli e di come sarei veramente egoista mettere al mondo una creatura in queste condizioni. È vero che io sono anche una persona che pensa troppo, sono una overthinker di merda, quindi qualsiasi cosa, se voi mi date la soluzione a qualcosa, io ve ne troverò altri 50 problemi, non vi preoccupate. Quindi lo so che è una cosa che se i figli li vuoi comunque non sarà magari mai il momento giusto, ma deciderai di farne lo stesso e non ho niente contro, semplicemente io ancora a quasi 30 anni non so ancora se effettivamente io voglio un figlio o non lo voglio. Sono sempre più propensa verso il no, allo stesso tempo sono figlia unica, i miei genitori sono cresciuti in una cultura in cui ci si sposa giovani, si ha figli, eccetera, quindi loro sono arrivati che... E viviamo anche in una società in cui a 30 anni ormai sei troppo vecchia. Il tuo orologio biologico è morto, sepolto, decrepito. E questa è una cosa che effettivamente ho iniziato a rifletterci molto, ho detto, you know what? Credo che la società faccia abbastanza schifo, regà. Cioè, ero. Quindi, non mi sento... una cosa bella è che non mi sento assolutamente in difetto, come mi sentivo invece a 25 anni, appena uscita, anzi uscita dalla magistrale, entrata nel mondo del lavoro, non mi sento più in difetto rispetto a chi sta facendo big career, sta avendo famiglia, anche carriera, casa pazzesca, eccetera. È vero che quest'anno abbiamo comprato casa, sono molto felice di questa cosa. È vero che comunque ho una carriera, perché comunque ho un lavoro molto bello, molto buono, mi piace, bla bla bla. Sono tornata all'università perché vorrei fare altro della mia vita, però ho smesso di avere questa mentalità tossica quasi di come se non sei al capo di una compagnia entro i 30 allora non sei nessuno. Questa cultura del grind, no? Del tipo oddio, hustle, dobbiamo lavorare, 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 dobbiamo avere carriera, carriera, carriera. Non mi interessa più. Sono arrivata a una consapevolezza tale, bellissima, ve lo giuro, è bellissima, in cui non mi interessa più andare su LinkedIn e leggere gente, magari della mia età, che ne so, che magari è diventato una persona importante e tutto quanto, mi fa capire che comunque anche io sono arrivata in un punto decente, cioè magari non quello a cui aspiravo quando avevo 25 anni, però comunque ho un lavoro, ho una casa, ho 2 gatti bellissimi, ho un compagno, insomma, cioè sono arrivata comunque in un momento della vita in cui ho detto io devo smetterla di sottovalutare qualsiasi cosa io abbia fatto nella mia vita. E come ho detto, questa consapevolezza arriva più con la vecchiaia, cioè durante il decennio ventennio, secondo me questo è il decennio peggiore, è il decennio peggiore, se devo essere onesta, in cui sei così tanto, hai così tanta pressione addosso dalla società, dalla famiglia, dalla gente che hai intorno e pensi sempre di essere il fallimento totale, quando non è vero. Cercate sempre di fermarvi, fermarvi e dire, ecco cosa ho fatto dai 18 ai 25, vedrete che troverete tante cose che avete fatto, o dai 25 ai 30, troverete comunque tante cose che avete fatto. Quindi questa sottovalutazione che sono sicura che molti hanno, chi non si è mai stato valutato, minchia, beati voi, siete cresciuti senza traumi, però bisogna smetterla. Quindi più si arriva vicino ai 30, più ti rendi conto del you know what? Tipo, ormai la cosa che mi diverte è che quando entro su LinkedIn e vedo qualcuno tipo, ah, io sono arrivata ad essere CEO, eccetera, l'unica cosa che mi viene in mente è tipo, oddio, questo dovrà fare tipo degli orari inaccettabili. E questa è l'unica cosa che so pensare ed è una cosa divertente perché proprio mi fa capire che effettivamente a me non interessa più. Io voglio solo sopravvivere in questa società di merda, non mi interessa più lavorare così tanto per sopravvivere, piuttosto lavoro meno e sopravvivo. So, ci siamo capiti. Adesso sono all'università, sto lavorando part-time. Voi non avete idea della pace mentale che io ho in questo momento del lavorare part-time.
sì, ho meno soldi, assolutamente sì, che mi bastano per sopravvivere, mi bastano per pagare il mutuo e per pagare la vita, no? Tipo bollette, spesa, qualche uscita, qualche vestito, quel che è, però mi basta. E arrivare a questa consapevolezza in cui devo smetterla di volere sempre sempre di più, ma di vivere un po' il momento, di godersi un po' il momento, ecco, è bellissimo, sì, ho meno tempo a disposizione perché ho l'università, ma allo stesso tempo l'università mi piace, quindi non lo considero una cosa che prende il mio tempo rispetto a come invece consideravo il mio lavoro full time, che prendeva veramente tutto il mio tempo. Allora, siccome non voglio che questo mio primo video di Welcome Back sia così lungo, mi fermo qui. Se avete qualcosa da dire, le cose che avete capito voi invece prima di arrivare a 30, se siete arrivati a 30, o magari voi avete avuto l'epifani, se avete avuto l'epifani prima dei 30, vi invidio tantissimo. Niente, fatemi sapere. Io cercherò, non prometto niente, cercherò di tornare su YouTube, perché onestamente mi manca, ultimamente sto passando tantissimo tempo su YouTube e ammetto che mi manca molto il guardare i video degli altri e fare anche i miei video. Non so chi vedrà questo video, ma spero che arrivi a tanti e niente, io vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!